Ci troviamo di nuovo nel comune di Specchia, però in una zona di campagna, quindi periferia del paese, ma ugualmente importante, perché quello che sto calpestando adesso, questi massi che voi vedete uno accanto all'altro, che sono sempre con una specie di opus incertum, va bene, non è niente altro che un reperto della strada, va bene, di romana, e quindi è una cosa molto importante sotto il profilo storico. La cosa che in questi ultimi giorni si sta parlando dell'opus cementitium, e quindi vuol dire l'agglutinante che è stato adoperato da parte dei costruttori romani, specialmente quelli addetti a realizzare le vie, che ancora, va bene, sono completamente quasi perfette nella loro compattezza, a differenza invece di quelle che assistiamo nell'era attuale, e dopo 20-30 anni vediamo i basuli che si muovono da una parte all'altra. Quindi quello che sto calpestando è proprio una delle vie, quella prodotta da Traiano per continuare a Roma e girare tutto quanto l'Adriatico, lo Ionico, il Tirreno, per poi ritornare di nuovo a Roma, e quindi è molto importante. Ed è stata nominata, va bene, la via di San Michele Arcangelo, e quindi tutta quanta la zona ha preso poi la sua denominazione, perché in effetti alla fine di questa strada, oppure vicino a questa strada, c'è una chiesa diroccata che è stata costruita proprio in virtù di questo San Michele Arcangelo. E questa è un'altra nota di curiosità storica, perché come sappiamo che è stato onorato, esiste una cosa molto importante nel Gargano, e quindi va bene riportarla in questo contesto così periferico. Diventa anche piacevole chiedersi come mai, va bene, è successo questa devozione verso San Michele Arcangelo, e quindi questo è già un altro elemento che possiamo aggiungere. Accanto a questa via però noi stiamo per assistere a delle strutture di un artista molto importante, che in un certo qual modo è stato influenzato dal Lad Art, cioè vuol dire una capacità di intervenire sul paesaggio secondo le prerogative da parte dell'artista, e quindi tra poco vedremo diverse sculture, diversi elementi che attorniano in parte questa strada e in parte anche alcuni sentieri, e diventa importante, determinante scenograficamente. Questo è un esempio, e ritengo che sia il massimo da parte di questo artista Mario Branca, quello cioè di aver tessuto una struttura architettonica completamente realizzata da lui per poi completarla con una magnifica statua, molto probabilmente la Dea Minerva. La cosa interessante dal punto di vista strutturale è il fatto di farla mantenere in piedi, e quindi ha dovuto studiare per bene il discorso tra le spinte e le controspinte, e la capacità di realizzare queste loggette, si può dire, di archi a tutto sesto, sia nella parte in basso, abbastanza plastica, voluminosa, e sia nella parte in alto, che man mano si alleggerisce sempre di più, come ai palazzi toscani, questa sovrapposizione tra il pieno e il vuoto. Poi è tutta attorniata da statue che lui ha realizzato attraverso la sovrapposizione di massi di pietre. Perché questo tipo di scelta? Beh, logicamente sono delle pietre che sono secolari, qua sono nate insieme al pianeta Terra, e quindi lui le ha sublimate, nel senso che non solamente le ha fatto la posta all'attenzione dell'osservatore, ma in alcuni punti è intervenuto personalmente con scalpello e martello a delineare alcuni riferimenti che possono essere antropomorfi oppure zoomorfi. E quindi questa capacità da parte del nostro artista Mario Branca di poter attorniare questa via da tante soluzioni che la rendono veramente importante. Qua il turista viene veramente colpito da questo insieme di strutture sia architettoniche, inquadrate anche con
elementi pittorici e poi queste sculture che vibrano nello spazio e riescono proprio attraverso il possesso dell'equilibrio della struttura e quindi sempre dei vedi, dei pieni, dei vuoti e le spinte e le controspinte a reggersi in piedi. Nonostante il vento, che qua diciamo sicuramente c'è perché è la parte più alta, si può dire, di Specchia e quindi è una zona ventilata, nonostante tutto queste strutture rimangono in piedi. Perché? Perché è stato così in gamba, così importante l'estrosità di questo artista nel far mantenere queste strutture, farle godere all'osservatore. Architettura e scultura che convivono insieme ed è piacevole anche quest'altra soluzione architettonica e nello stesso tempo plastica. E poi la cosa piacevole è che queste strutture prettamente contemporanee sono poi alla fine suggellate da delle statue del periodo greco e del periodo romano, nella fattispecie un gladiatore del periodo romano. Interessante anche questa soluzione plastica con queste due colonne sormontate da questo architrave in legno che sorreggono poi attraverso delle catene dei pesi e dei massi. Questo in un certo qual modo, chissà per quale ragione, ci porta a pensare ad un orologio, cioè una misurazione del tempo della storia, della preistoria alla storia e a quella contemporanea. Quindi anche questo, diciamo, che potrebbe sembrare solamente un insieme di pietre, invece ha un valore storico. Piacevole pure questa soluzione a tipo fontanina. Nell'interno ogni tanto vediamo sempre degli elementi pittorici, sono delle ceramiche, anche queste sono degne di nota perché hanno un senso figurativo tutto suo personale e che parla un linguaggio, uno stilema che fa parte integrante della sua personalità e quindi è distinguibile e questo è un merito per poter riconoscere l'opera di un determinato artista. L'uomo, dove, come si può constatare attraverso i colpi dell'ascia oppure di qualche altro strumento che hanno adoperato per poter ottenere questo piccolo spazio. È veramente un piccolissimo spazio, però si vede che è stato anche vissuto. Perché? Perché intorno alla come gira la pianta, che è una pianta quasi quadrata, c'è un gradino che doveva servire per sedersi e quindi molto probabilmente ci saranno stati dei riti, che ritengo che siano stati dei riti religiosi e quindi in un certo qual modo mi porta a pensare ai basiliani. Perché questo? È perché nell'interno non vi sono affreschi, non c'è niente che possa in un certo qual modo farmi capire anche il tempo, però c'è una ripetizione totale delle croci. E la croce però ripetitiva, ripeto, è sempre più o meno analoga a quella croce latina. Quindi è strano che ci troviamo in un contesto che potrebbe sembrare subito una grotta basiliana, eccetera, che avrebbero, secondo me, dovuto adoperare la croce a greca e quindi vuol dire i quattro bracci uguali. Invece qui ci troviamo con delle croci latine e quindi vuol dire, va bene, un rispetto totale verso la Chiesa Cattolica Romana. Come potete notare, io sto nell'interno di una struttura di pianta circolare. Molto probabilmente da quello che, diciamo, è visivo e quindi i muri che mi stanno parlando, posso solamente, ecco, pensare che si tratta o si trattava, adesso non c'è quasi niente, di una tholos. Per capire questo ho realizzato un'ipotesi di progetto grafico partendo da quello che si evince sul posto dove attualmente mi trovo. Bisognerebbe andare nel periodo miceneo. C'è il tesoro di Atreo, di una delle famiglie più potenti e più importanti di quel momento storico, che è stato realizzato attraverso un corridoio rettangolare che si accede
alla Tholos, la Tholos di pianta circolare. La cosa importante per quel monumento è che inizialmente si è trattato di 33 o 34 cerchi sovrapposti, va bene, in aggetto le pietre, per poi con l'ascia ottenere una superficie liscia e avere così, va bene, una forma a mo' di cupola. La cupola era quasi quasi coperta completamente di un celeste meraviglioso, almeno secondo le testimonianze di Omero, e poi anche dei medaglioni in bronzo dorati che costellavano tutta quanta la superficie della Tholos, dove sembrava una specie di cielo stellato. Ed era una cosa meravigliosa per quel periodo, anche perché alcuni invece sostengono che il tesoro di Atreo, e proprio perché tesoro, custodiva il tesoro di tutta quanta la comunità. A destra della Tholos, sempre nel tesoro di Atreo, vi era veramente la camera sepolcrale. E quindi anche qui notiamo, in un certo qual modo, seppure in miniatura, la stessa tipologia, planimetria, cioè il cerchio e a destra questo spazio che conduce ad un ambiente molto più piccolo e sicuramente doveva servire proprio come sepoltura. Quindi la domanda è: come mai questo tipo di impostazione da parte dei micenei sia arrivato a noi qui a Specchia? Beh, questa è una domanda veramente molto difficile e quindi, va bene, noi ci fermiamo solamente a constatare e valutare questa similitudine oppure questo parallelismo con questa struttura. Non credo da poter pensare ai nuraghi sardi, perché no, ma penso invece che c'è un nesso proprio con il tesoro di Atreo ed è l'unica testimonianza di un'architettura basata sulla linea curva, in altri termini anticipa quello che poi sarà l'arco e tutta l'architettura curva, specialmente nel periodo romano, perché poi i greci invece ne faranno a meno, utilizzeranno quasi sempre la linea retta, come per dire tutti i templi, colonne, architravi, lineari, il Partenone, l'Eretteo e così via, una marea e una miriade di monumenti sparsi non solamente in Grecia ma anche nella nostra penisola meridionale. E molto probabilmente, chissà, se per dire un qualcuno, quando c'è stata l'invasione da parte dei Dori e quindi l'eliminazione totale della città di Micene, non sia arrivato qui da noi riportando questo tipo di impostazione. E quindi per adesso sempre grazie all'attenzione vostra.